Siamo con Alice Pagno, opposta di Sorelle Ramonda IPAG Montecchio, questa sera dopo una bella partita, comunque giocata punto a punto, poi il punto a punto finale ha visto un recupero strepitoso anche da parte di Fenerachieri. Sì, sicuramente, noi in alcuni tranci della partita siamo stati un po' distratti, forse ci siamo fatti scappare certe occasioni che andavano prese al volo, certi vantaggi che con queste squadre bisogna capitalizzare, e l'ultimo set è stato un po', secondo me, ce lo siamo mangiati in poche parole, e la partita poteva andare avanti, era ancora aperta e abbiamo giocato comunque, stasera ce l'avamo, solo che non siamo state lucide nei momenti fondamentali. Questo sicuramente, e abbiamo ancora 4 partite, quindi adesso pensiamo a Battistelli e niente, si va avanti. La lucidità è anche dovuta un po' alla giovane età della vostra squadra, e quindi ovviamente la lucidità e anche il fatto di essere un po' cinici in determinati momenti. Sì, forse... diciamo che il fatto di essere giovani in alcuni momenti ci aiuta, perché siamo magari un po' più fresche a volte degli avversari, però in altri frangenti magari ogni tanto abbiamo quel calo di, insomma, quegli alti e bassi che magari ci possono anche stare, però se uno si trova questi alibi poi non riesce a migliorare, non riesce ad andare avanti, quindi lasciamo da parte il fatto che siamo giovani e invece analizziamo la partita in modo oggettivo e prendiamo spunto, diciamo, dagli errori di stasera per migliorare e andare avanti. Tra l'altro un campionato che non vi dà la possibilità di respiro e di, di essere a fermarsi un attimo a ragionare su quello che è stato, perché fra 2 giorni si ritorna nuovamente. Sì, esatto, cioè, è stato molto faticoso, è stato e sarà anche queste ultime partite, perché appunto abbiamo fatto tantissime partite una vicino all'altra, quindi tante volte magari non hai il tempo anche di metabolizzare. Trasferte lunghe che ovviamente... Sì, però insomma questo fa parte del gioco, tutte le squadre avevano questa stessa condizione nostra, quindi bisogna sicuramente cercare di mettere un punto e andare avanti. Certo, esatto. Ti ringrazio, complimenti comunque per te e in bocca al lupo. Grazie. Per il prosieguo. Grazie. Forza Montecchio. Ciao.